Presidente Sebastiani, allora lacrime ed applausi, no? Ci sono stati tanti stati d'animo al termine della partita col Verona, un epilogo amaro, però insomma applausi sicuramente per una squadra alla quale non può essere tolto il merito di aver disputato un grande campionato, no? Hai perfettamente ragione. Gli applausi sono meritatissimi da parte di tutti, a partire dall'allenatore, i giocatori, allo staff tecnico, staff medico, a tutti quanti quelli che hanno partecipato in quest'annata, che è stata un'annata che poteva andare anche meglio, però siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. La ferita brucia ancora? Ma la ferita nel calcio brucia sempre, anche quando perdi una partita che sai di aver meritato di perdere. Figuriamoci se perdi una partita come l'abbiamo persa noi al ritorno con mezzo tiro in porta, per cui sicuramente brucia, soprattutto aver perso una partita con una squadra che era partita con i favori del pronostico e che avrebbe dovuto ammazzarlo questo campionato. Nella realtà io credo che il Pescara non abbia assolutamente demeritato nelle due gare, e però poi ci sono gli episodi che fanno la differenza. E poi che io in questo anno abbia in qualche occasione detto qualcosa o avuto da ridire qualcosa, mi sembra anche normale che un presidente possa dire la sua. Per carità, il presidente rivendica il diritto di dire la sua ed è giusto e sacrosanto che sia così, però ogni tanto non sarebbe stato meglio magari non a microfoni accesi in camera caritatis, mister, non mi piace questa cosa, magari possiamo farne un'altra? Ma l'abbiamo anche fatto, perché no? L'abbiamo fatto, ma non l'ho fatto manco io, l'ho fatto io direttamente, l'ha fatto anche molte volte Giorgio, anzi più delle volte Giorgio, perché è quello che è sempre stato vicino allo staff tecnico, quindi non c'è nessun problema. Ma se permettete, alla fine di una partita giocata, alla fine della partita col Cosenza di quest'anno, devo dire, mi sono addormentato e mi hanno svegliato, certo, sì. Perché se uno vede una partita del genere è chiaro che può solo addormentarsi. Pure quel punto è stato fondamentale per i playoff, come il punto col Perugia, perché quello era un momento in cui il Pescara oggettivamente aveva accusato una flessione. Perdi quelle due partite, infatti ho detto poc'anzi che può piacere o non può piacere, ma abbiamo fatto una cosa importante. Adesso a me piace? No, ma comunque abbiamo fatto una cosa importante. Allora, se devo essere ipocrita, devo dire mi sono divertito, non mi sono divertito. Noi abbiamo fatto la premessa, è sacrosanto che un presidente dica la sua. Però magari modi e tempi, cioè non a microfoni accesi, in un momento anche importante, voglio dire, può anche destabilizzare una dichiarazione del Presidente, no? Io quello intendo dire. Invece può stimolare una dichiarazione del Presidente, come lo è stato per Pescara e per i ragazzi del Pescara. Però insomma ha esagerato il Presidente dopo Pescara-Palermo, a dettare la formazione. Lì siamo arrivati. Dopo la fine del primo tempo di Pescara Palermo l'avrei dovuta proprio fare la formazione. Rivisitando la stagione, no, la solita incompiuta, lo possiamo dire a questo punto, del mercato di gennaio, si poteva fare qualcosa in più? Sempre si può fare qualcosa in più. Noi a gennaio abbiamo preso dei ragazzi bravi, potevamo prenderne ancora un altro che era Scamacca, che però il Sassuolo ha voluto tenere lì. Giustamente, essendo il proprietario, decide. E credo che abbiamo preso dei giovani molto molto bravi. Se c'è un rammarico che ho in questa stagione è che probabilmente questi ragazzi hanno impiegato un po' di tempo per farsi conoscere, più che per farsi conoscere, per convincere l'allenatore a farli giocare. Un esterno con gol, un'alternativa all'altezza di Mancuso e poi purtroppo il problema del centrocampo, no? Perché effettivamente numericamente poi ci sono state delle difficoltà. Prima erano 7 centrocampisti, ne sono rimasti 6 e poi purtroppo Melegoni si è infortunato, Canutè ha avuto tanti problemi, alla fine insomma per 2-3 mesi Pillon ha dovuto fare i salti mortali per mettere su un centrocampo all'altezza, insomma soltanto 4 elementi. No? Abbiamo una primavera che ha vinto un campionato strepitoso e dove abbiamo dei giocatori che potevano tranquillamente trovare spazio e posto nella prima squadra. Però dobbiamo anche essere onesti e dire che noi abbiamo anche avuto un allenatore bravo che però ha sempre contato su 13-14 giocatori, e non è che perché mancasse qualcuno che non ci ha contato sui 13-14 giocatori, è perché è la sua filosofia. Quindi voglio dire, non è che tu se ne hai 7 cambia qualcosa. Qualcuno si è lamentato della vendita di Machin, ma dimentichiamo che Machin ha giocato poco e niente a Pescara, anzi
il ragazzo stesso che voleva andare via perché non giocava. Quindi poi sempre no, diciamo facile. Che Machin non è stato rimpiazzato dal punto di vista numerico, che prima erano 7 centrocampisti, poi 6, poi addirittura 4 per altri motivi. Però quando tu rimpiazzi e fai il mercato devi sapere che cosa rimpiazzi. È evidente che se io devo andare a prendere un giocatore per tenere una casella coperta non lo prendo per niente. Se so che è un giocatore che poi viene a Pescara e lo fanno giocare, magari lo vado a prendere. Siccome nella nostra valutazione c'è stata soprattutto questa, cioè che tanto avrebbero giocato Mushai, Brugman e chi per lui. Abbiamo parlato delle punte. Credo che nessuno a gennaio avesse fatto il nome di Moncini come attaccante. Moncini è stato chiamato da me personalmente, il procuratore mi ha detto sono lusingato, il ragazzo è lusingato che il Pescara chiama, ma voi giocate con una punta sola e quindi a Pescara non viene. Gli esterni non hanno fatto gol, ma gli esterni io credo che si siano fatti veramente un mazzo di un certo livello a Pescara, perché gli esterni del Pescara hanno lavorato davanti e dietro e probabilmente i poveri ragazzi quando arrivano davanti alla porta non ci vedono più. Non deve apparire come una critica. Noi abbiamo fatto con un certo sistema un campionato importante, poi può piacere, non può piacere, posso essere contento, non posso essere contento, però noi abbiamo fatto un campionato importante. In estate era stato trattato la mantia, il suo procuratore, l'avvocato Ferrari, aveva dato anche l'assenso, era di proprietà dell'Entella, poi Repetto ha detto la cosa non mi competeva più, però la mantia non è arrivato. Per quale problema? Visto che c'era anche l'assenso del giocatore e del procuratore. Ma la mantia non è stato trattato in estate nel modo più assoluto. La mantia ci è stato offerto dall'avvocato Ferrari quando la mantia non la conosceva nessuno, quello è vero, 3 anni fa. E non, non l'abbiamo preso perché magari come 3 anni fa non l'hanno preso le grandi squadre, non l'abbiamo preso nemmeno noi, perché probabilmente ecco l'errore che si fa, no? Non lo conosci e quindi lo conosci meno e quindi non. La scorsa estate non c'è stata nessuna trattativa? Personalmente io non ho fatto nessuna trattativa per la mantia. Una curiosità per capire nel modo più assoluto. Si sono sviluppate certe strategie. Muovendosi con un po' di anticipo, si poteva fare qualcosa in più appunto in attacco come esterni offensivi o a centrocampo? Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non abbiamo giocato a lascio raddoppio come hanno fatto in tanti. Non abbiamo problemi di nessun tipo, abbiamo già le carte in regola per iscriverci, abbiamo già pronta la fideiussione bancaria per l'iscrizione e credo che questo sicuramente sia un aspetto che interessa solo me, mi sembra, in questa città, però io sono contento e soddisfatto di questo. È evidente che se poi uno a gennaio si vede che è lì e vuole giocare rosso e nero, magari investe anche soldi che non ha, poi se le cose vanno bene, se vanno male fallisci. Questo non sarà mai il progetto di Sebastiani. Futuro, si riparte? Si riparte come al solito, si riparte come siamo ripartiti ogni anno. Mix gioventù e esperienza, un po' sulla falsariga di quello che è stato il campionato testé. Sì, ma con la speranza di vedere i giovani bravi in campo. Naturalmente ci vuole l'allenatore giusto per i giovani. Avete già in mente un profilo? Ci vuole un allenatore che sappia, a cui venga spiegato nel momento in cui arriva, che questa società vive di questo. E quindi che i giovani per noi sono importanti, perché io, se volete il mio cruccio, non posso pensare che Elisalde non fa un minuto in Serie B dopo aver fatto un'ottima partita in Coppa Italia a Verona e sparito dai radar, da tutti i radar. Non posso pensare che un Del Sole che entra in campo ti regala la vittoria con Lecce, perché non la vincevamo nemmeno con le mani in quella partita. E poi sparisce dai radar, da tutti i radar, non è in grado di fare una partita dal primo minuto. Per esempio, Grassadonia fa parte del casting? Nel modo più assoluto. Juric. Ho letto questa mattina dei nomi. Non ce li dependiamo dalla lista? Non ce n'è uno che di quelli che abbiamo in mente. Anche Juric? Non ce n'è uno di quelli che abbiamo in mente. Stessa quindi. Cosa dicasi per Stellone. Stellone, ve l'ho sempre detto, Stellone è un mio carissimo amico e non prenderei mai un mio carissimo amico a fare l'allenatore. Perfetto. Quindi Stellone, Juric, Grassadonia, li dependiamo dalla lista, rimane però Zauri che insomma mi pare in pole position. O Zeman potesse. Beh, Zeman sarebbe, vuoi sapere. Sarebbe il non plus ultra per un... Tu che sei zemaniano. Grande, grande ammirazione, questo è indubbio, ma soprattutto per la mentalità. Io Zeman come allenatore lo adoro dal punto di vista dell'allenatore.
poi non mi sono piaciute altre cose, ma come allenatore non posso che essere entusiasta di quello che fa in campo, di come lavorano i ragazzi, del fatto che i ragazzi li faccia lavorare veramente, perché poi un altro aspetto fondamentale, cultura del lavoro, insomma. Oggi si parla dell'Atalanta di Gasperini, andate a vedere cosa fa Gasperini dalla mattina alle 8:30 fino alla sera, e poi magari qualcuno capisce perché l'allenatore arriva 2 ore prima, va via 2 ore dopo. Questa cultura del lavoro ce l'hanno in pochi, certo. E chi ce l'ha fa la differenza. Zauri fa parte dei candidati. L'allenatore che noi conosciamo perché lo abbiamo avuto qui insieme a Oddo, gli abbiamo affidato la primavera l'anno scorso, ci ha ripagato con un'annata straordinaria che è passato un po' sottotono o perlomeno in sordina, ma noi abbiamo vinto, abbiamo riportato la primavera nel calcio dei giovani che conta, e quindi perché no? Però adesso, ripeto, ci prendiamo una settimana e 10 giorni e poi ci ragioniamo bene. Comunque né Juric né Stellone, Grassadonia neanche, mi pare, no? Quindi questi 3 nomi li possiamo già escludere. Oddo? Puoi escludere tutti i nomi, anche Oddo? Anche quello di Zauri in questo momento, perché in questo momento non stiamo pensando all'allenatore, perché a oggi non ancora parlo con Giorgio, e siccome con Giorgio tu lo sai che c'è un ottimo feeling, ci sediamo, ragioniamo, certo. Parliamo, discutiamo. Decide poi? Ma decidiamo insieme, perché tu lo sai come la penso io su Giorgio, può avere 3.000 difetti, però è uno che capisce di calcio. E come ho sempre detto a lui, fin tanto che ci sono io a Pescara, starà sempre con me. Sarà dato più spazio a Giorgio? Ma Giorgio, la costruzione dell'organico. Ma Giorgio lo spazio ce l'ha sempre avuto, perché poi alla fine lui lo sa che io l'ascolto, quindi se lui dice questo mi piace, io poi faccio di tutto per portarlo. Poi è chiaro che c'è qualcosa che si può fare, qualcosa che non si può fare. Ecco, per esempio Giorgio come idea, e io sinceramente sono anche d'accordo, sarei d'accordo, ha sempre detto piuttosto che prendere giovani bravi che arrivano magari da società di Serie A, prenderei qualche ragazzo di 24-25 anni dalla Serie C. Questo per patrimonializzare, lo diceva Giorgio. Ma per patrimonializzare però dovete capire un altro aspetto, che per patrimonializzare l'unico giocatore che ha 24-25 anni che puoi prendere è solo una punta, che deve poi essere bravo a fare 20 gol, allora hai patrimonializzato, se no non serve a nulla. E quindi voglio dire, patrimonializzare significa cercare di far giocare i tuoi giovani che facciano bene e che poi li puoi mettere sul mercato. Campagnaro darà l'addio al calcio? Non lo so, questo lo deciderà lui. È chiaro, è evidente che trascinarsi per fare 10 partite un giocatore del suo livello, una carriera come quella che ha fatto Ugo, secondo me credo che sia una perdita di tempo anche per lui. Però è una decisione che deve prendere lui. Io gli ho sempre detto, qualche volta scherzando mi dice mi vuoi far smettere, però se lui volesse fare qualcosa all'interno della società come settore tecnico, come quello che avrà in mente, le porte del Pescara per Ugo sono aperte. È evidente che poi avere un giocatore come Ugo che nel momento in cui sta bene lo devi far giocare, significa anche avere una gestione del gruppo anche molto difficile, perché se uno si allena tutti i giorni e poi arriva il sabato e gioca Ugo, credo che non sia proprio bellissimo per chi fa allenamento tutti i giorni. Però è anche vero che Ugo quando gioca è un valore aggiunto. Del Grosso? Ma io credo che Cristiano rimarrà a Pescara. E poi tra gli allenatori emergenti c'è anche il presidente Sebastiani. Per quello dico, non parlare di allenatori, perché non si può mai sapere che magari mi trovi sulla panchina del Pescara. Per quello dico, sicuramente non sono da meno di tanti allenatori che allenano.